Nei mesi di giugno e luglio Prati di Tivo ha visto un turismo prevalentemente giornaliero a causa della scarsità di strutture alberghiere aperte e della mancanza di programmazione. La cabinovia ha registrato un calo del 30% rispetto alla media stagionale degli ultimi 5 anni. Dopo un inverno con gli impianti chiusi, la riapertura della cabinovia a fine giugno aveva suscitato grandi speranze, ma la presenza di turisti si è concentrata solo nei fine settimana. Il maltempo ha influenzato negativamente il primo weekend di agosto, la cabinovia rimane però un'attrazione importante, ma le presenze sono per lo più giornaliere e di breve durata. Dunque ora le speranze per gli operatori del settore sono tutte su questo mese di agosto. Si spera in un buon agosto, perché giugno e luglio non sono stati entusiasmanti, i motivi ovviamente li conosciamo, in pratica sono tre. Cioè, il primo è la anni di cattiva pubblicità con il circo degli impianti, che ormai facciamo ridere pure i polli, e quindi questo è stato devastante per la località. Secondo, ovviamente, il trend nazionale, che è per tutte le località che si basano sul turismo interno italiano, stanno soffrendo. Cioè, soltanto le località che hanno una massiccia presenza di turisti stranieri stanno andando bene, ma il resto non è che sta andando molto bene. E il terzo è un problema nostro. Noi operatori dobbiamo capire che la gente non va a venire a pagare soltanto per avere un po' d'aria fresca. Noi dobbiamo offrire i servizi che loro vogliono. Con l'avvicinarsi di Ferragosto, gli operatori sperano in un aumento delle presenze turistiche che possa compensare almeno in parte il calo registrato nei mesi precedenti. Rimane però evidente che per garantire un futuro sostenibile ai Prati di Tivo sarà fondamentale affrontare le criticità attuali e migliorare l'offerta turistica complessiva della località. Bisogna avere le idee chiare, le risorse non sono tante, quindi è importante che pubblico e privato lavorino insieme. Se il pubblico vuol fare lo sforzo, come lo sta facendo, di fare animazione nel territorio, questo deve andare insieme a una programmazione da parte degli operatori. Dobbiamo lavorare insieme, perché se no non ne usciremo.